Ciao, bentornati sul canale dei licheni. In questo video vi mostro come realizzare il cosiddetto punto grata o anche punto paniere intrecciato. Questo punto richiama molto, sia come tecnica che come disegno, il punto tele incrociato. Infatti, come il punto tele incrociato, si realizza incrociando, o in questo caso intrecciando, perché parliamo di più di 3 maglie, ma di 4 maglie alla volta, le maglie di 4 in 4, prima in una direzione e poi nella direzione opposta, alternati da dei ferri, diciamo maglia rasata, dei ferri che lavorerò a rovescio. Quindi il disegno io lo compongo sui ferri dispari, e diciamo che fisso l'intreccio sui ferri pari lavorati a rovescio. È un punto abbastanza compatto, arriccia leggermente ma neanche tanto, e perde parecchio la morbidezza, l'elasticità in larghezza, invece la mantiene abbastanza in altezza. Tirando le maglie si vede che questi incroci, che tirano un po' le maglie quando vengono spostate, formano dei buchini, quindi probabilmente è per questo che richiama anche la grata. Come vedremo, il punto è lavorato con diciamo un primo incrocio realizzato dopo 2 maglie a diritto, un incrocio a destra. Ovviamente io potrei realizzare lo stesso disegno invertendo gli incroci. La cosa importante è sfalsare di 2 maglie gli incroci, perché inizialmente le coppie sono queste, quindi 2 maglie che si incrociano, che si intrecciano con altre 2 maglie e vanno a formare questo andamento qua, questo cordoncino qua incrociato appunto a sinistra, e successivamente si spostano gli incroci e si cambiano le coppie così, quindi da così a così, ed è questo spostamento che crea l'incrocio, altrimenti io avrei delle serpentine. L'incrocio è dato dallo spostamento delle maglie. Andiamo a vedere come si realizza. Il punto grata o paniere intrecciato si lavora avviando un numero di maglie multiplo di 4. La sequenza vuole la ripetizione di 5 ferri. Il primo ferro a diritto, il secondo ferro e tutti i ferri pari a rovescio, il terzo ferro inizia con 2 diritti e poi vede 4 maglie intrecciate a destra e si conclude con 2 diritti. Il quinto ferro vede la ripetizione di 4 maglie intrecciate a sinistra. Quindi iniziamo la lavorazione. Io ho avviato 18 maglie perché 2 sono di cimosa. Abbiamo detto che il primo ferro va lavorato a diritto. Il secondo ferro è lavorato a rovescio, come saranno lavorati a rovescio tutti i ferri pari. Ora lavoro il terzo ferro, che prevede gli incroci verso destra, ma sfalsate di 2 maglie. Quindi devo incrociare 4 maglie verso destra. Questo vuol dire che le seconde 2 maglie passeranno davanti alle prime 2. Io, quando posso, evito l'utilizzo del ferro ausiliario per velocizzare la lavorazione e quindi riesco, diciamo, di 2 in 2 tranquillamente a spostarle manualmente le maglie. E quindi le intreccio verso destra
e le lavoro a diritto. Continuo per tutto il ferro, quindi prendo da davanti le seconde due maglie, le passo davanti alle prime due e poi lavoro tutte e quattro le maglie a diritto. Ancora un incrocio. E poi concludo il ferro con due maglie lavorate a diritto e la cimosa. Ora avrei il quarto ferro che lo lavoro a rovescio. Ora devo lavorare il quinto ferro, quindi dopo la cimosa lavoro tutte le maglie intrecciate verso sinistra. Quindi saranno le prime due questa volta che si incroceranno, si intrecceranno sopra le seconde due. Quindi vado a prendere da dietro le seconde due maglie e le inverto di posizione. Continuo. Prendo le seconde due da dietro e le inverto di posizione con le prime due. Ancora intreccio verso sinistra e l'ultimo. Ecco che già lavorando una sola volta la sequenza si inizia a vedere l'intreccio delle maglie, diciamo a formare una tessitura intrecciata, una tessitura obliqua. Vediamo ancora almeno un'altra sequenza. Ho lavorato un, diciamo, sesto ferro a rovescio. Il primo ferro io non lo ripeterò più, lo lavoro all'inizio. E poi la sequenza si ripeterà dal secondo ferro al quinto, il secondo ferro tenendo conto che tutti i ferri pari saranno lavorati a rovescio. Ora ripeto il terzo ferro, quindi passo la cimosa, lavoro due maglie a diritto e poi anche senza guardare lo schema, prima abbiamo incrociato verso sinistra, ora incroceremo verso destra. Quindi saranno le seconde maglie a passare davanti alle prime due. Ancora prendo le seconde due e le passo davanti alle prime due, scambiandogli di posto. Concludo con due maglie lavorate diritto e poi la cimosa. Ecco che la tessitura continua. Ora lavoro a rovescio e ora ripeto il quinto ferro. Quindi dovrò incrociare subito verso sinistra.
Quindi vado a prendere le seconde maglie e le passo dietro alle prime due, che formeranno l'inclinazione verso sinistra. Incrocio a sinistra. Solo lavorando la sequenza dei ferri due volte si vede già bene l'incrocio delle maglie che va a formare una tessitura obliqua. Spero che questo video vi sia servito e vi sia piaciuto. Se avete delle domande o delle richieste, scrivetele in un commento. Per restare sempre aggiornati sulla pubblicazione di nuovi video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi auguro buoni progetti. Al prossimo video!